Nuove regole più stringenti nel decreto legge varato ieri, che introduce alcune modifiche al DPCM firmato lo scorso 2 marzo, un provvedimento che entrerà in vigore da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile, adottato per far fronte a quella che viene definita la terza ondata di contagi. Ondata che ha portato tutte le regioni ad essere in zona arancione o rossa, tranne la Sardegna che rimane in fascia bianca. Il decreto prevede che i governatori applichino le misure in vigore per la zona rossa nelle province nel caso in cui l'incidenza settimanale dei positivi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nel caso in cui la circolazione delle varianti determini un alto rischio di diffusione del contagio. Rimane il divieto di spostamento tra le regioni, tranne che per motivi di lavoro, salute e urgenza, da indicare nel modulo di autocertificazione, e resta anche il coprifuoco dalle 22 alle 5. Tutta Italia, tranne le regioni bianche, sarà blindata durante le feste di Pasqua da sabato 3 a lunedì 5 aprile. Sarà consentito spostarsi all'interno della propria regione una sola volta al giorno per raggiungere un'abitazione di parenti o amici, al massimo in due, accompagnati dai figli minori di 14 anni. In casa è consigliato portare la mascherina quando si ricevono persone non conviventi. Vietati i picnic e le classiche gite dei giorni di Pasqua e Pasquetta. Anche in zona rossa sarà possibile partecipare alla messa recandosi nella chiesa vicino alla propria abitazione. Ristoranti chiusi anche nelle festività pasquali con sola possibilità di asporto e consegna a domicilio.